Bentornati ragazzuoli in un mio nuovo video. Da oggi volevo incominciare una nuova serie sulle costruzioni di Minecraft. Questi video diventeranno sempre più complessi man mano che andremo avanti in questa nuova serie. Oggi ci occuperemo di costruire un ponte levatoio, che può essere utilizzato soprattutto nei sotterranei. Che stiamo aspettando? Partiamo subito. Per incominciare avremo bisogno di un blocco di pietra, redstone, dei ripetitori, pistoni appiccicosi, un secchio di lava e una leva. Incominciamo facendo piazza pulita delle erbacce, che ci stanno sui cabasisi. Mizzicata, potrei aprire una scuola per killer. A parte queste stupidaggini, scaviamo una buca lunga 5 quadratini. Spessa 2 e profonda 3. Se ritorniamo al discorso di prima, il mio ruolo preferito sarebbe lo sniper, spacca di brutto. Spacca di brutto, a che pinuccia, a pecoruccia, esplosiva come una cartuccia. Sto diventando un poeta. Intanto che aspettiamo, vi racconto delle barzellette. Cosa fa uno spunto, in una scala? Saliva. Pessima. Cosa fa un ginocchio in una scala? Rotula. Ancora più pessima. Vabbè, vi racconto l'ultima. Di che famiglia fanno parte i vocabolari? Di, zio, nario. Super pessima, questo è tutta colpa della roba che mi ha dato il clown nel tombino. Penso era roba buona. Proseguiamo, posizionando 10 pistoni al centro della nostra fossa. In seguito, eliminiamo i primi 2 cubetti al lato dei nostri pistoni. Raga, non vedo l'ora di fare le case ultramoderne, sarà fighissimo. Intanto vi ricordo che questo sabato, 1 febbraio, uscirà un nuovo video sulle recensioni delle armi di Battlefield 4. Una volta tolti i cubetti, posizioniamo accanto a ogni pistone un ripetitore. Visto che ci sono 10 pistoni, dobbiamo posizionare 10 ripetitori. Adesso inseriamo la redstone e creiamo un circuito. Una volta fatto, inseriamo un blocco di pietra sopra ciascun pistone. In seguito posizioniamo 5 quadratini a destra e 5 quadratini a sinistra, in modo tale che la lava che metteremo infine non distruggerà il nostro circuito. Infine facciamo uscire la redstone e la colleghiamo con la leva in modo tale da attivare e disattivare il circuito. Adesso facciamo attenzione a non disattivare il circuito. Ora con i blocchi di pietra nascondiamo quel poco che ancora si riesce a vedere. Vai, missione compiuta, grazie Pinuccia Pecoruccia. Ok, ora cercherò di migliorarla. Innanzitutto miglioriamo le 2 entrate e cerchiamo di riprodurre un sotterraneo. Infine aggiungerò la lava.
A me piace molto anche il video tutorial su come scaricare GTA San Andreas, rispetto agli altri due video tutorial questo è molto meglio. No matter how many times that you told me you wanted to leave. No matter how many breaths that you took. Sembra un tunnel della morte, lol. Intanto, ho in mente di fare per il prossimo video su questa serie, una serra con una stanza segreta. Mentre la sto finendo, sta diventando sempre più malvagia, guardate qua, sembra il tunnel per l'inferno, porca di quella pinuccia pecoruccia. Maledette di queste erbacce, mi stanno sui cabasisi. Finalmente posizioniamo la lava. E vediamo che spettacolo. Wow che spettacolo. Tenetemi presto, tenetemi, sto viaggiando. Oh my god, oh my god, oh my god. Mi raccomando, non mi assumo nessuna responsabilità se questo ponte porta all'inferno. Dovete proprio vedere, mi si sta per fondere il computer. Ok ragazzi, anche questo video si sta finendo, spero che vi sia stato d'aiuto questo video, vi sia piaciuto ma soprattutto che vi ho strappato almeno un sorriso. Anche in una giornata che chissà, non vi stava andando bene. Mi raccomando ragazzuoli, fate i bravi, ma soprattutto pensate a Pinuccia Pecoruccia. A presto.